Allora, Fabio Testi, grande attore, gran bell'uomo. È inutile raccontare quanti registi ormai storici l'hanno fatto lavorare, dal Finzi Contini, vabbè, di tu. Che ti devo dire, che ho fatto 103 film tra televisione, sala, metà e metà, diciamo. Ho fatto 8 anni di teatro, ho fatto l'unica commedia di Fellini presentato in teatro, La Strada, ho fatto Zampano. Ho fatto una delle ultime commedie di Garinei, Se devi dire una bugia di La Grossa, un grosso successo. Ho fatto teatro drammatico e teatro leggero, tra virgolette, molto divertente. Dunque ho fatto un po' l'arco di tutti questi 50 anni di spettacolo. Una domanda, la cosa che ti ha divertito di più di tutte queste, che te lo ricordi così, senza non ci pensare, qual era la più divertente? Se devi dire una bugia, di La Grossa, perché a volte non riuscivamo ad andare in fondo alla scena perché si rideva con il pubblico, ci siamo divertiti un mare. Sì, quello sicuramente. Chi erano i tuoi partner in quella... C'era Paola Quattrini, Gianfranco Iannuzzo e Anna Falchi, che debuttava, bravissima, bellissima. E niente, quindi adesso è inutile poi raccontare, ci sono state altre tantissime cose di tutti i tipi, però la cosa che a noi interessa di più è più o meno quello che oggi, secondo te, perché tu potresti fare qualunque cosa oggi, qual è la cosa che ti piacerebbe proprio ancora fare dopo aver avuto tutto questo successo? Che tipo di film, che tipo di recitazione? Che... Però io mi sono divertito lavorando al cinema, facendo dei bei film, ecco, vuoi fare un bel grosso film come si facevano negli anni 70, negli anni 80. Mi divertirebbe ancora fare una bella commedia in teatro, da ridere a crepapancia. Mi divertirebbe fare una cosa in televisione, una serie televisiva di quelle toste, come si facevano all'epoca, Piazza di Spagna, Disperatamente Giulia, tutto il genere qui. Mi divertirebbe lavorare con grosso impegno di produzione e di qualità, come si faceva 20 anni fa. Ecco, tutto lì. Purtroppo oggi la qualità è un po' scarseggiata, io preferisco stare a casa. Non ti è mai venuto in mente di autoprodurti una cosa oggi che va tutto, vanno i corti, vanno le cose online, non ti è mai venuto in mente di autoprodurti una cosa che ti piacerebbe proprio di fare? Sì, io ho scritto anche un libro, poi ho scritto una sceneggiatura, ho tentato di montarla, ma era un film in costume, una storia d'amore del 500 e che costava troppo. Io troverei anche i soldi per produrmi un film e magari dirigerlo anche, ma non voglio mettere a rischio l'amicizia di chi si fida di me, perché poi non funziona bene. No, io cerco di fare l'attore, di farlo al massimo, di farlo bene, e voglio anche avere del tempo disponibile per la mia vita privata, visto che da un po' di tempo mi sono sposato. Allora, raccontaci velocemente questo rapporto meraviglioso. Tua moglie è molto più giovane di te, giustamente, perché tu sei ancora giovanissimo e bellissimo. Niente, con Antonella siamo assieme da 10 anni e a gennaio abbiamo deciso di sposarci e a Capri. Abbiamo fatto questo evento particolare a Anna Capri in alto, bellissimo, è stato un giorno stupendo e per noi una conclusione logica di un rapporto che già andava avanti da 9 anni, dunque bene, benissimo, tranquillo. I miei 3 figli stanno bene tutti e 3, laureati tutti e 3, tutti e 3 lavorano all'estero, disgraziatamente, in Cina, in Inghilterra, in Svezia, perché l'Italia dà quello che dà. Tutti e 3 laureati, parlano 4 lingue, compreso il cinese. Fabio Junior parla anche il cinese, parla 5 lingue lui. Dunque, adesso che i miei figli sono serenamente sistemati nel mondo, lavorano, sono indipendenti, ho deciso di pensare a me stesso e mi sono sposato, perché i prossimi 20 anni voglio passarli con la mia compagna. Ma non è che ci scapperà un altro figliolino da qualche parte? No, perché direi, i figli sono una cosa seria, sacra, già dato, già fatto. Ne abbiamo parlato con Antonella. Adesso devi pensare a te stesso. Noi pensiamo sì, di fare dei viaggi, di divertirci, di passarsela bene. Dunque, sappiamo che tu sei a Verona, dove c'hai una bella campagna, dei bei casali, eccetera. E poi che c'hai anche una casa al mare dove...
In Brasile andiamo in vacanza a dicembre-gennaio a svernare come fanno le rondini. Noi andiamo a svernare in Brasile. Al Ah, il mare. medico mi ha detto che ho bisogno di caldo perché ho qualche problemino di artrosi e allora mi sono fatto scrivere la ricetta e io vado a curarmi al caldo Quindi musica dicembre e brasiliana, amici anche gennaio. brasiliani, no? Sì, molti amici, da, sicuramente. Sì, benissimo. Adesso di una cosa bella che vorresti dire a Antonella, che c'è te la Antonella, mi fre. raccomando, non mettere troppo sale nella pasta. Grazie.